Sì, perché la terra di Latina della provincia è una terra ricchissima di produzione agricola di qualità, produce ricchezza per tutto il Lazio e per l'Italia e noi dobbiamo sconfiggere questo fenomeno del caporalato che arriva fino allo schiavismo a volte e rendere l'economia sempre più sana. C'è chi reprime, ma bisogna soprattutto prevenire. Quindi con le associazioni datoriali, con i sindacati, metteremo in campo delle politiche per colpire l'illegalità del caporalato e rendere questo lavoro più trasparente. Altrimenti si determina un dumping sociale contro tutti, perché quando si abbassa la dignità e la qualità del lavoro, alla fine sempre le fasce sociali più basse ne pagano il prezzo. Invece far emergere l'illegalità, colpire chi produce crimini è un elemento che farà bene all'economia non solo della provincia di Latina ma di tutto il Lazio. Ha parlato anche di una sorta di monitoraggio fra 6 mesi, tornerete? Ovviamente sì, questo è un protocollo che individua dei temi, mette in campo delle risorse, degli obiettivi strategici che ora dovremo attuare e dopo questa prima sperimentazione estiva faremo il punto per capire come e quanto il protocollo ha funzionato e casomai rimetterci mano. Però è importante che per una volta c'è un'azione congiunta che individua nella lotta al caporalato in agricoltura, in questo polmone produttivo italiano, una grande determinazione di tutti. Grazie a tutti.